In queste ore tutti i comuni d'Italia sono alle prese con i fondi messi a disposizione dal governo per fronteggiare il disagio sociale di molte famiglie in questa fase dell'emergenza ed evitare risvolti tragici come rivolte popolari o saccheggi. Ad ogni comune, in base a una serie di criteri, sono state assegnate cifre diverse. A Fano sono destinate 322.000 euro, una cifra importante che noi utilizziamo da subito e siamo già al lavoro per definire lo strumento e i parametri per aiutare le famiglie e le persone singole in difficoltà. Questa mattina, in una riunione di giunta, amministrazione comunale e responsabili di ambito hanno definito le modalità di intervento che dovrebbero approssimativamente riguardare un migliaio di nuclei familiari fanesi. Abbiamo già individuato una prima fascia, che sono quelli già noti, che hanno già rapporti di aiuto con il nostro assessorato alle politiche sociali, e una seconda fascia, che ha una situazione diversa, causata perché magari ha avuto un'interruzione di lavoro o ha dovuto cessare un'attività e non è in grado di andare avanti in questa fase. Per quello che riguarda la prima fascia, interverremo direttamente noi, in quanto sono già noti e conosciuti all'amministrazione. Per quello che riguarda la seconda fascia, invece, verrà fatta un'istanza su dei canali che stiamo predisponendo. L'obiettivo è quello di intervenire per la prima fascia entro questa settimana, quindi entro venerdì, per la seconda fascia nella settimana successiva. Per chi rientra nella prima fascia, quindi, non dovrà essere presentata alcuna domanda. Sarà un incrocio di dati tra i servizi sociali, che già seguono persone in difficoltà, e ufficio scolastico attraverso gli sgravi per le rette scolastiche, che creerà così l'elenco delle persone destinate, che saranno circa 170 famiglie. Per la seconda fascia, invece, le persone che vorranno accedere ai fondi dovranno presentare una domanda su una piattaforma online nel sito del comune o, in caso non si posseggano strumenti informatici, verrà creato un numero telefonico dedicato con un operatore che raccoglierà le domande. Le cifre, seguendo anche le indicazioni dell'ANCI e degli altri comuni marchigiani, saranno di circa 150 euro per capofamiglia e 50 euro per ogni componente familiare, fino a raggiungere un massimo di 350-400 euro a nucleo. Sono esclusi da questi elenchi coloro che già ricevono un aiuto di Stato, come cassa integrazione o reddito di cittadinanza. A breve verrà anche definita la modalità di erogazione di queste somme, che potrebbe avvenire, come già accade da 4-5 anni, attraverso i voucher, che dovranno essere spesi però esclusivamente per generi di prima necessità. Ma sono al vaglio anche altre possibilità, come caricare la somma direttamente sulla tessera sanitaria, che diventerebbe di fatto in questo caso come un bancomat, come già avviene da tempo in altri comuni d'Italia, come quello di Cesena.